Cari amici trader, buongiorno. 6 maggio, ore 6:20. Andiamo a fare l'analisi delle candele daily per la giornata di oggi. Andiamo a vedere cosa c'è il calendario, variazione di livello di occupazione, dato negativo. Poi abbiamo le vendite al dettaglio mensile, che è questo positivo, sul Australian dollaro. Poi vedete, attenzione, i dati della sterlina, indice del direttore degli acquisti che è positivo, indice del direttore di acquisti del settore costruzioni che è negativo. Alle 4 ore, attenzione a questo dato, il dato della ADP. Attenzione a questo dato, soprattutto che venerdì ci saranno i non farm payroll. 16:30, scorte di petrolio. Scusate, vedete, staremo a vedere che cosa succederà anche venerdì con le scorte di petrolio. Adesso andiamo a vedere i nostri grafici. Eccoli qua i nostri grafici. Partiamo dall'euro-dollaro. L'euro-dollaro, attenzione, vedete che ieri ha fatto un'altra candela negativa. Vuol dire che questo qua non sappiamo ancora se è l'inizio del G1. Io ho messo così. Per questo è possibile che torna. Scusate, a riprendere questo minimo qua. Per questo non faccio niente sull'euro-dollaro. È inutile partecipare, entrare a mercato. Non mi dice niente. La sterlina, lei, attenzione, bisogna aspettare i dati, i tassi di interesse. Per il momento la sterlina è, bisogna vedere se questo minimo fatto qui, aspettate che mi prendo la data, fatto, eccolo qui, fatto, che data era questo? Il 21 di aprile, vedete se sta tenendo, se questa è la partenza del G2, prometto che qui c'è incertezza. Poi, dollaro yen, vedete che io mi sono stato preso da pareggio, probabilmente è ancora fase short, si muove pian pianino, probabilmente qui non ci sono le condizioni per entrare, aspettiamo di vedere che cosa succede. Poi il dollaro canadese, lui, vedete che si trova in una fase di lateralità. Vedete che qui siamo in questa fase, probabilmente tra 1,42 e 1,38, probabilmente anche qui non facciamo niente, non ci sono le condizioni per poter entrare. L'Australian dollaro, vedete che anche lui qui sta per chiudere il ciclo, però attenzione, come vediamo quante sono le candele. Potrebbe essere partito qui, prometto che qui non facciamo niente, si trova tra la media 144 e la media 55, prometto qui non si fa niente. Dollaro messicano, vedete anche qui fase di lateralità, prometto anche qui non ci sono le condizioni per entrare, prometto aspettiamo di vedere che cosa succede. Poi Ethereum, vedete che sta per chiudere il ciclo, però attenzione, dobbiamo aspettare l'halving del 12 maggio. Scusate, è per il momento, anche qui non si fa niente. Bitcoin, anche qui invece lui ha fatto una candela ad oggi, non ci sono le condizioni per entrare, anche qui si aspetta. Vediamo che cosa succede. US dollaro che non si è mosso, vedete che è lì fermo. Probabilmente anche qui aspettiamo di vedere che cosa succede. Probabilmente niente da fare. Il gold è fermo, vedete, abbiamo qui, potete vedere voi stessi, siamo in una fase di lateralità. Ormai deve chiudere il ciclo, probabilmente aspettiamo, non facciamo niente, siamo in una fase di lateralità. Il petrolio, che tutti sono lì, hanno perso il treno. Il petrolio, attenzione, si sapeva che poteva andare a 25, non mi sorprende niente, è andato a 27, benissimo. Vedete che se io vi faccio vedere qua il Camarilla, attenzione, vi faccio vedere il Camarilla, vedete che il prossimo target era 31.970, del settimanale l'ha preso, potrebbe continuare la sua salita. Vedete che è partito, questo qua è un G2. Dovrà chiudere adesso, probabilmente può continuare, non facciamo niente, per me il petrolio potrà ricontinuare a scendere, andare a prendere ancora un nuovo minimo.
Aspettiamo di vedere qual è la situazione. Poi il Down Jones ha recuperato un pochettino, però per il momento anche qui siamo in una fase delicata, anche qui non facciamo niente, aspettiamo di vedere che cosa succede. Il DAX, anche qua per il momento incertezza, niente da fare, aspettiamo la chiusura del ciclo. Il Nikkei, niente, per il momento anche qui si aspetta. Poi andiamo a vedere adesso la soia che ha fatto una candela positiva, però vedete anche qui siamo sempre in un G4, per il momento aspetterei prima di aprire posizioni long. Il gas ha continuato la sua salita, vedete che siamo in un G1, adesso prossimo target 2,15, attenzione alla media 200, poi vedremo che cosa succede. E infine il copper, eccolo qua, il copper, per il momento incertezza, per il momento non si sta muovendo, aspettiamo di vedere che cosa succede. Io vi ringrazio, mi scuso ancora, ho la tosse, purtroppo sono malato. Ho cercato di fare la NAI, non riesco a parlare tanto, però cerco di darvi almeno delle indicazioni. Io vi ringrazio ancora e vi auguro a tutti una buona giornata.